Sì, serviva, ma sarebbe andato uguale anche se non l'avessimo messa. Però si allungavano i tempi. Eh sì, perché va inviato in fretta alla Camera perché scade il 28. Il 28 è martedì, naturalmente deve essere approvato tra martedì e mercoledì la settimana prossima. Quindi dal punto di vista politico è andato tutto molto bene, a conferma il fatto che la maggioranza e il governo non ha nessun problema. Forza Italia ha votato compattamente, tranne gli assenti giustificati c'erano proprio tutti. 101, siamo 113 in maggioranza. Quindi mi pare molto bene. Misura che andava fatta? Quella super bonus. Giorgetti parlava di disintossicazione. No, l'abbiamo detto mille volte che questo era ed è un macigno che grava sui conti dello Stato, quindi mettere in sicurezza i conti dello Stato è la priorità numero uno. Naturalmente comprendiamo le preoccupazioni degli altri partiti rispetto all'impatto di questa scelta, però la prima necessità assoluta, che viene prima di tutto, è quella di mettere in sicurezza i conti dello Stato. Il super bonus in questo momento, se non viene messo sotto controllo, rischia veramente di avere un impatto devastante sui conti pubblici. Quindi era assolutamente necessario, ma alla fine 101-64 sono i numeri, sono molto eloquenti.